Ok, ciao ragazzi, volevo fare una considerazione sul copyright di YouTube. Allora, è vero, sì, che ci sono, chiamiamoli trucchi, diciamo così, per poter aggirare il copyright di YouTube. E tipo alterare quella che è un po' l'intonazione con Audacity, il programma di audio, oppure velocizzare più del 4-5% la velocità del video e effettivamente funzionano questi sistemi. Il problema è un altro però. Che se anche funzionano e uno li pubblica, il problema è che ci sono effettivamente i proprietari del copyright che se vengono a conoscenza del fatto che uno ha pubblicato i loro video. Ovviamente succede una rivendicazione perché dicono: ma come YouTube non ha bloccato o non ha visualizzato praticamente che ci sono i copyright e arriva automaticamente una rivendicazione con anche il fatto di togliere il video da YouTube. Ed è quello che purtroppo mi è capitato in quanto appassionato di film, non so quanti migliaia di film ho detto, proviamo, ho detto a vedere un attimo se così con questi trucchetti so perfettamente che non sono legali, ma ho detto proviamo uno o due. E effettivamente è successo che sono andati a buon fine, nel senso che YouTube non li ha riconosciuti i copyright. Il problema è semplicemente che però YouTube è una terza persona, è una vetrina sul mondo. Se noi aggiriamo YouTube benissimo, lui dice ok, per me sta bene, però non sta bene ai proprietari del copyright che se vengono a saperlo, lo scoprono e automaticamente dicono a YouTube di tirare via subito il video e se praticamente non si fa praticamente cioè vi danno un certo tempo per eliminare tutti i video che sono stati caricati sul vostro canale con quel sistema lì praticamente, ecco. Quindi, ragazzi, vedete voi, valutate voi perché potreste andare incappare, diciamo, in qualche azione non bella, ecco, perché non è semplicemente un semplice avviso come quando viene fuori che ci sono i copyright, oltre al fatto che anche la reputazione ne va di mezzo, infatti per quanto mi riguarda è calata, adesso devo aspettare 6 mesi e posso caricare video solamente al massimo di 15 minuti. Ecco, niente, tutto qui, volevo farvi solo questa considerazione e ho messo come sfondo il simbolo del copyright che nel caso se dovesse capitare che vi rimuovono un video è in rosso, ben evidenziato e quindi lo vedete chiaramente oltre anche alle notifiche via mail. Insomma, ecco. Tutto qui, ok? Ciao, alla prossima.